Ciao a tutti ragazzi della Paranormal Investigation. Continua lo speciale Halloween dopo aver fatto la tavola Ouija da solo. Oggi voglio provare un rituale del demone del silenzio. Quindi un rituale molto particolare e un rituale che se parli muori. Tutto quello che abbiamo bisogno è di una radio, di uno specchio, di mettere la radio nella stazione in AM in 666. E resistere per almeno 6 minuti senza parlare, perché se parli, muori. Adesso, dopo aver fatto, messo la stazione nella radio 666, dovremmo dire la frase 3 volte: entra in questa casa, voglio giocare con te. Entra in questa casa, voglio giocare con te. Entra in questa casa, voglio giocare con te. E adesso dovremo attendere 15 secondi per vedere se la radio dice qualcosa e a quel punto il demone è entrato per giocare con noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ragazzi, non si sente ancora niente. Non si sente nulla. Stazione 666 in AM. Vediamo se riuscirà a captare qualcosa. A questo punto cercheremo di resistere senza parlare. 6 minuti. Spingiamo la luce. Parla nessuno. Siamo ancora su M666. La radio non parla. La radio non dice niente. Come si va a finire il gioco? Questo non lo so. Dove sei? Non voglio aprire nessuna porta. Non voglio aprire nessuna porta. Assolutamente, e non succede assolutamente nulla, non succede niente, nessuno ha parlato. Io voglio appoggiare qui l'applicazione radio per capire se qualcosa vuole comunicare o no. Ed è una cosa impossibile, devo stare assolutamente in silenzio. Dobbiamo resistere. Ah, sono in completo buio. Posso farmi solo luce con questo che sta ancora in 666. Ma nessuno ancora si è fatto vivo. E non capisco. Sono state delle botte, hanno provato ad aprire una porta. Ma è incredibile.
tentato di aprire la porta. Esiste 6 minuti per riuscire a completare il gioco. Continua a sentire un rumore. Eccolo qui, è sempre in 666. Sembra quasi per sentire un piccolo rumore della radio, come vedete non si è mossa. Porca miseria, non si capisce. Non so se questo è il termine. Ho cercato solo di aprire la porta e non c'è stato niente. Io continuo però a sentire il rumore. Non voglio muovermi da qui, voglio parlare il più piano possibile perché non puoi urlare. Non si può urlare. Stazione sempre su 666. Non parla, non dice niente. Proviamo a dire un'altra volta la frase. Entra in questa casa, voglio giocare con te. Entra in questa casa, voglio giocare con te. Entra in questa casa, voglio giocare con te. 1 minuto. Ma ricordiamo che per fare questo rituale serve uno specchio, una radio in AM in 666 e dire la frase 3 volte: entra in questa casa, voglio giocare con te. Poi attendere 15 secondi, se la radio non dice niente, io credo che forse perché quando la radio parla sei protetto dal demone del silenzio. Se la radio è zitta non si può assolutamente parlare, non si può urlare. Io sto cercando di parlare a bassa voce perché veramente sentite, continuo a sentire i rumori, si sentono dei rumori e dobbiamo resistere almeno 6 minuti perché poi il demone, secondo leggenda di questo rituale, dovrebbe andare via. Ma resistere non è semplice perché la radio non ha dato segnali e suddivisa, non so perché.
si sente. Passati 4 minuti. Cercato di aprire la maniglia, si è mossa letteralmente, non ho fatto in tempo a riprenderla. E adesso come si fa per chiuderlo? Come si chiude il rituale? Sono passati quasi 5 minuti. E ogni tanto si... Eccolo il rumore. Io non voglio fare la stessa fine della flotta del Guerra Armato. Ma è pericolosissimo. Vorrei uscire dal rituale. E togliere la radio. Cercherei di uscire dal rituale e di smetterla qui. Per fortuna siamo quasi a 6 minuti e poi il demone dovrebbe andare via e dovrebbe essere finito il gioco. È come se non abbia voluto giocare con noi. Perché la radio non ha dato nessun segno. Si può urlare. Ragazzi, mancano solo 40 secondi per chiudere il rituale. Un po' di paura, il rituale è andato abbastanza bene, ma c'è stato chiusa una finestra di corsa e una porta è stata cercata di aprire. Ragazzi, anche per questa puntata da speciale Halloween è tutto. Ci vediamo per i prossimi video insieme anche a Joelle, che faremo in esterna. Torneremo dal demone Hippos e lo provocheremo così tanto da farlo incazzare di brutto. Quindi ragazzi, non perdetevi anche i prossimi video, continuate ad iscrivervi al canale che sta crescendo molto, mettete like, commentate e continuate a seguirci. Ciao a tutti dalla Paranormal Investigation, ci vediamo al prossimo video.